Salve ragazzi, sono qua ai laghi Golia per presentarveli e spiegarveli al meglio perché secondo me una visione e l'altra, un po' di pareri, e questi sono i laghi migliori che potete trovare nella zona del Veneto, soprattutto quelli gestiti meglio. Lui è Andrea, presentati un po', di un Ciao po'. ragazzi, sono Andrea, proprietario dei laghi Golia. Monte Di un attimo l'indirizzo Monte Belluna. Belluna, via Maglia numero 8. Si vede che a Andrea piace molto questo lavoro, questa azienda che ha appena messo su da qualche mese, ci lavora molto seriamente, molto a cuore e ci tiene ad avere una zona dove si può pescare felicemente, in tranquillità e prendere molto pesce. Parlaci un po' dei lavori che hai fatto, delle missioni, di cosa si può trovare dentro questi due laghi. Allora, i laghi Golia sono stati creati proprio per la pesca sportiva, divisi in due laghi. Il più grande, all'interno ci si può trovare black bass, striped bass, pesci cereali, amur, tinche, trote, un po' di tutto insomma. E il lago piccolo invece è adibito per il trotaria, con trote dai 2 etti e mezzo fino ai 6 etti, 7. Sono stati scavati proprio pensati per la pesca sportiva, non ci sono buche, cose strane, che è proprio tutto allo stesso livello. Abbiamo una profondità di circa 6 metri, Giusto. quindi abbiamo un paio, cos'è, uno scalino, due. Abbiamo un primo scalino di 2 metri, fondo 1,5 metri, che è quello di sicurezza, e in più fa anche tana per i bass, è uno spot bellissimo per i bass, e dopo il fondale degrada molto lentamente fino ad arrivare ai 6 metri. Abbiamo un'acqua veramente pulitissima, che infatti viene dentro da. Questo qui è un ramo del Piave, praticamente una brentella che è acqua del Piave. Veramente veramente pulita, nonostante oggi ci fosse un po' d'acqua sporca Le piogge. per la pioggia che ha portato dentro un po' di sabbia nell'acqua, comunque la visibilità era sui 2 metri, 2 metri e mezzo di acqua, cioè vedevi le trote che ti passavano davanti tranquillamente. Allora, ci teniamo a sottolineare, questo lago è totalmente no kill, bisogna pescare sempre e solamente con ami singoli, niente ancorette e senza ardiglione. Guaidino gommato. Guardina gommato, ovviamente tutto quello che c'è. Utilizzi delle giornate apposta per i bellyboat. Sì. Infatti, non so, informi prima sulla pagina, dici un po'. Cioè, se ci sono gare grosse su belly boat, così che prenoto tutto al lago, informo prima. Se no, è libera. Se uno vuole venire col belly boat, non c'è nessun problema. Ci tengo a sottolineare, no, non mi ha dato niente, lo faccio per simpatia perché Andrea è un carissimo ragazzo, molto simpatico, che ci tiene molto e si vede al suo lavoro, perché questo posto merita e ho deciso di farlo notare a più gente possibile. È aperto da poco, quindi sta ancora avendo un po' di giro, molta gente non lo conosce ancora, però davvero ragazzi è un posto che merita, tenuto molto con cura, si vede pieno, ma pieno di pesce, adesso starete vedendo delle immagini. Oggi sfortunatamente è stata un po' difficile da pescare, sicuramente pescando a mosca. Oggi mi sono dimenticato la canna da mosca. Fatalità. Si sarebbe potuto fare qualche pesce in più. Oggi i pesci erano molto lunatici, date i continui cambiamenti di clima, meteo. Abbiamo avuto dalla pioggia e vento, che ha preso un po' i Cambiato pesci alla molto l'offerta. sprovvista. Erano un po' in stato confusionale perché siamo passati dal cambio di temperatura, cambio di vento, da vento a 10 km orari a zero vento, e i pesci erano un po' scombussolati. Però comunque, nonostante tutte queste cose, il pesce comunque è uscito, pesce molto affamato, nonostante, come ho visto nei miei vari anni di giri, Andrea sia uno dei pochi che dà da mangiare ai pesci. Spesso troviamo in altri laghi pesci denutriti, che le uniche esche che vedono sono quelle che lancia il pescatore. Invece Andrea ci tiene e si vede, abbiamo visto prima che gli ha dato da Certo, mangiare. sono nutriti sia con vivo che con pellet galleggiante di altissima qualità, e si vede la differenza nel pesce. Si vede, abbiamo dei pesci veramente forzuti. Ho provato a tirare fuori una trota grande così a mosca, ci ho messo boh, 2 minuti, adesso non so ancora, però veramente mi ha messo in difficoltà. E anche con la trota spinning un pochino più grande mi ha fatto un po' sudare, canna tutta piegata, come
grosso pesce comunque di fiume, nonostante siamo in laghetto, non c'è corrente, eccetera, eccetera. Pesci che veramente sono tenuti bene e si vede sono anche belli tondi e comunque nonostante gli venga dato da mangiare, adesso non so, ogni giorno, tutti i giorni, due volte, sempre cambiando gli orari per non fermare mai il pesce su quell'orario, per avere più attività possibile del pesce. Come vedete ci tiene, certo. Sa come tenere bene il lago. Il pesce, nonostante il mangime, nonostante questo e quello, mangime, pesci vivi, eccetera, il pesce continua a mangiare. E questo è un gran segno che c'è un grande lavoro dietro tutto il lago che permette al pescatore di divertirsi. A un passo dalle montagne abbiamo un posto stupendo, anche per chi magari dei monti qua vicino, qua delle zone di Monte Belluna, anzi mi sono dimenticato, di un attimo l'indirizzo Monte Belluna. Monte Belluna, via Maglia numero 8. Abbiamo un contorno delle montagne, quindi chi magari viene da monti, chi magari della zona non può pescare qua nelle zone, perché ovviamente le trote non si possono prendere. Fermo pesca delle trote, fermo qua pesca. In inverno non si può fare niente, chi vuole venire un po' a divertirsi, passarsi una bella giornata, anche magari in compagnia, bersi qualcosa, qua può venire e provare magari nuove tecniche, perché non penso che qua nei torrenti di montagna potete trovare pesci come striped bass o black bass o anche forse reali, anche non l'amur. L'amur. L'amur a trotare dovrebbe essere una bella cosa, una bella emozione. Sono infatti prossimamente, prima possibile, appena ho un attimo di tempo, non vedo l'ora di poter tornare e soprattutto portarmi la mia canna da mosca. Dunque ragazzi, grazie alla visione, spero magari di trovarvi qua a questi laghetti che, ragazzi, vi ripeto, sono penso tra i migliori che potete trovare in Veneto, se non il migliore, non voglio esagerare, però secondo me, dal mio onesto parere, venite a trovare su Emilia, venite a trovarci, seguite Max. Grazie, nelle sue avventure. Grazie Andrea per questa opportunità che mi ha fatto conoscere questi stupendi laghi. Dunque ragazzi, per questo video è tutto. Ciao a tutti. Ciao.